Ma hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, sono AndroLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Oscuro. Sonia deve raccontarci una storia un po' particolare, ma Hope ha detto che prima dobbiamo sfidarci per dimostrarle come funzionano le lotte Pokémon. Nonostante lei abbia già combattuto con i Pokémon quando ha sfidato le palestre, ma facciamo vedere a Sonia come lottano gli eroi, perché Hope appunto si è immedesimato in questo eroe del passato e pensa di essere il nuovo eroe. Ad ogni modo, Sonia non vede il nesso, infatti. Però devo ammettere che una bella sfida, che vedere una bella sfida non mi dispiacerebbe affatto. E Link rimette, cioè, ma come? Io sono andato apposta a curarmi. Vabbè, rifatti gli occhi, Sonia. Stai per assistere a un incontro amichevole del futuro campione di Galar. Ma non è vero mai. Ah, forse diceva a me. Beh, se dicevi di me, sì, certo. Dabul. Si è evoluto. Un caprone. Un caprun. Vai, mio prode, conto su di te. Sì, prode destriero. Ah, ok. Palla infuocata. Acquisirei il doppio tipo volo con l'evoluzione? Ma chissà. Di sicuro resiste al freddo. Con tutta quella pelliccia. Oddio, un maglione di lana di Dabul. Non sarebbe male. Ma chi è che manda? Pincurcin. Cos'è quella roba? Avrei paura a toccarla, ma per la scienza questo ed altro. Nitrocarica, vediamo un po'. Con qualche danno da contatto? Non ci fa qualche danno da contatto? Strano! Con tutti quegli oliaculei non ci fa nessun danno da contatto? Meglio! Allora, se il fuoco è un danno normale, io direi di provare con doppio calcio, che facciamo un doppio danno. Sì, è un danno molto molto leggero, però sai, per provare che tipo è. Oh, elettro? No, forse accumula elettricità nel corpo, come altri Pokémon che... Tipo Gengar, usa tuono, ma non è... Fulmine e tuono, ma non è tipo elettro. Vabbè, doppio calcio lo finirà. Eccola là, iperpozione, lo sapevo io. Si dice a mali estremi, estremi rimedi. Io dico a mali estremi, palla infuocata. Wow! Vediamo un po'. Buono. Buonissimo, buonissimo. Il danno è ottimo. Wow, questa sì che è una mossa efficace. Se lo dice Hope. Dai avanti. Eccola là, sapevo io. Ritorna Lux, ritorna. Vabbè, però almeno non va a KO. Sono ancora più veloce? Beh, figuriamoci. A posto però, Snorlax è andato giù. Meno male, ci togliamo un grand Pokémon di torno. Mando Athena, dai, voglio farla lottare un pochino. A 45 si evolve nella sua forma finale, Corviknight acciaio volante. Non ho nulla. Mando Strider, farà all'acciaio per Forbecco. Vabbè, qualunque cosa fa... No, qualunque cosa fa, no, fa comunque male. Per Forbecco, vabbè. Oh, sono elettrico, quindi un po' di danno lo prendiamo, bene. A questo punto scarica, che abbiamo visto che l'attacco speciale è molto più... Molto, oddio, è più alto di quello fisico. E facciamo più danni. E beh. Bene. Ottimo. Però siccome io sono cattivo dentro, scintilla. Voglio proprio colpirlo con il fisico, fargli proprio sentire il peso. E vai, Corviknight è andato. E Strider a 40, era ora. Velo in puntura. Accidenti, velo in puntura quanto mi piace, ed è pure forte. Ah, però veleno shock è speciale. Levo scintilla, dai, levo scintilla.
Mi piace troppo avere in puntura, ragazzi, non posso farci nulla. La fine a 42, a 41, bene. È la grandine. Hope manda Rillaboom. Rillaboom è erba contro il veleno, è molto molto debole. Però se è più veloce potrebbe anche mandarmi KO, eh. Veleno in puntura, subito, subito. Ecco la nostra vera forza! Un potere rigoglioso come l'erba che cresce alta! Tambur attacco! Wow, vabbè. L'attacco l'ho preso come un campione perché veleno elettro, beh. È avvelenato, ottimo, perché vabbè, veleno in puntura è difficile che non avvelena, eh. Comunque sia, lui è più veloce. Quindi, iperpozza e buono così. Bye bye Rillaboom. Nessuno sale di livello, va bene. Però abbiamo vinto. Non sono ancora riuscito a battere il mio rivale, ma credo finalmente di aver capito come fare. Hope, tu vorresti aver capito, ma in realtà non hai capito nulla. Grazie ragazzi, è stata davvero una bella sfida. Continuate così e un giorno persino l'invincibile Dandel dovrà inchinarsi davanti al vostro talento. Comunque, che fate ora ragazzi? Io voglio fare un po' di ricerche anche sul bosco assopito. Io vado ad affrontare di nuovo la palestra e quando la medaglia sarà in mano mia mi fionderò su percorso 9 per raggiungere Spikeville. Ci si vede? Ma cosa? A quanto pare si è finalmente ripreso. Dander si preoccupa quando lo vede giù di morale e senza la sua solita energia non sarebbe neanche un buon rivale per te, no? Bene, io vado allora. A presto! Bene, a questo punto anche noi dovremmo raggiungere Spikeville per sconfiggere l'ultimo capo palestra e raccogliere una lattina di lemon succo e poi fiondarci a Knuckle Bar e sconfiggere anche l'ultimo capo palestra e poi ci attende solo via Vittoria e Lega Pokémon. Direi quindi di non perdere tempo e affrontare subito il percorso 9. Nuove emozionanti sfide ci aspettano in questo percorso ghiacciato. Subito un'allenatrice? Ma io vorrei pescare prima. No! La regola è semplice, quando due allenatori si incontrano parte la lotta. Ma tu mi hai incontrato, io neanche ti calcolavo, Susie! Come le pesche susine. Barra schiuda. Oh, si è evoluto! E ha anche una elica al posto della coda. Forte! A questo punto qui incontriamo nuovi Pokémon, percorso 9. Oh, aiuto, bene. Abbiamo l'altra forma di Gastrodon. E... Oddio, forse qui sopra ci si potrebbe salire? No, mi sa di proprio di no. Allenatrice, una rapper? Pronto? Ho ballato insieme ai miei Pokémon e ho il morale alle stelle. Oh yeah! Heather, ballerina. Più che una lotta è stata una danza all'ultima mossa. Vabbè. Convinta tu. Scendiamo quindi. Percorso 9 Baia di Serchester. Ma io posso salire qui sopra? No. Ah, peccato. Oh. Ma è il medico dell'altra volta? Colpifero che ti lasciamo attraversare il percorso 9. A Spikeville non ci arrivi. Noi del team Yell facciamo il tifo per Dreadnought e proibiamo a chiunque di salirgli in groppa per attraversare l'acqua. Da. Chiaro, capisco benissimo. Per questo voglio fare in modo che si possa attraversare l'acqua con la bici Rotom. Ah, capiti giusto a proposito, sfida palestre. È bello rivederti proprio ora. Ricordi, ti ho regalato la bici. Sono certo che mi darai di nuovo una mano contro questi testoni. Bla bla bla. A noi interessa solo proteggere Dreadnought.
Perciò mi spiace, ma devi rinunciare alla sfida delle palestre. O vuoi che ti frantumiamo con una sfida? Certo che lo voglio. Per il nostro caro Dreadnought ti faremo a polpette. Certo però che la bici per l'acqua si prende molto molto più in là del gioco, eh. Accidenti. Verso la fine del gioco, ci picchia a voi. Se continua così, riuscirà a salire in groppa a Dreadnought. Non ci voglio salire! Mi è venuta un'idea, possiamo salirci noi in groppa a Dreadnought. Bene, forza Dreadnought! Ci vediamo, sfida palestre! Dreadnought dice, no, no, in due no, basta uno, basta. Scappa. No, non scappa però. Grazie per avermi aiutato di nuovo. Allora, ti stai divertendo con la tua bici? Non sarebbe massimo usare la bici rotta ma anche in acqua? Ho quello che fa al caso tuo. Aggiungerò alla tua bici dei prezzi speciali che ti permetteranno di pedalare anche sull'acqua. Dei pezzi, non dei prezzi. Ho letto prezzi? Va bene. Alright. La modalità acquatica è una bomba. Permette alla bici Rotom di filare sull'acqua come un Pokémon con moto Velox. A proposito, l'altra modalità si chiama modalità terrestre. Certo. Proviamola un po'. Wow. No, forte. Quando entra in acqua subito diventa una bici acquatica. Zoom lente, perfetto. Perché si gonfiano i galleggianti e ovviamente puoi anche andarci sull'acqua. Ovvio. Cos'è questo? Ma è un Pokémon? Graplock selvatico. Mamma mia! Ma che è? Livello 50. Il problema è che non ho comprato Ultra Ball, quindi ho solo Pokéball e Mega Ball. Oltre qualche Pokéball, insomma, così. Curable, Minorable, Scurable e Shikable. No, no, porca miseria, ho premuto per sbaglio, pensavo che era la Mega. Ah, chissà. Potrei tornarci più in là a catturarlo, perché no? Oh, si evolve? Al 43 era? O è al 45? Devo un attimo controllare. Alla faccia. Hatteren. Vediamo un po'. È conosciuto anche come Maga del Bosco, perché è conosciuto Maga, certo. Se qualcuno fa troppo chiasso rischia di essere fatto a pezzettini dagli artigli del suo tentacolo. Ora ho paura. Però è psicofolletto. Acquisisce il doppio tipo con l'evoluzione? Se è così non ci ho fatto assolutamente caso. E impara anche psicotaglio. Bene, ora è sicuramente più forte. Si evolve al 42 quindi. Molto molto bene. A questo punto continuiamo un attimino qui. Oh, vado indietro perché vedo che qui si continua molto avanti. Andiamo. Oh, vediamo un po' qui cosa c'è. I Pokémon che svolazzano. Qui non si può ovviamente scendere. Qui dovrebbe esserci un allenatore come dai trailer. Giusto, eccolo. Aiuto, che paura. Cintura nera, beh certo. Colpire il punto debole dell'avversario. Questa è la mia strategia. Né più né meno. Il petto villoso. Ma è tipo acqualotta? Sarebbe interessantissimo come tipo. Qui c'è davvero solo un po' che campeggio? Sì. Ah, però vedi, di là c'era la Pokéball. Devo andare assolutamente a prenderla. Qui Octillery e Pokémon ghiaccio che diventa Avalug questo. Questa è allenatrice. Ok, allora, vediamo un po' attimo le indicazioni. Per di giù si va a Spikeville. Allora no. Allora devo fare un attimino un altro giro io prima. Vediamo un po'. Un revitalizzante max. Cavoli.
Sono curioso di esplorare qualsiasi posto. Era di qua allora. Ci siamo ricongiunti col punto di prima. Bene. Però c'è una cosa che vorrei vedere prima. Di qua. Ecco, qui c'è un MT nascosta. Frana. Beh, vabbè. Se hai Pokémon roccia in squadra va benissimo. Qui cresce un po' di erba, stranamente. Qui c'è uno strumento, eccolo qui. Grande perla. E come mi ha visto, signorina, lei? Lei adora nuotare con il suo Toxapex. Vabbè, faccia un po' come le pare. Ah, percorso 9, periferia di Spikeville. Allora no. Continuo un attimino qui, voglio un attimo vedere gli altri allenatori che mancano. Qui ce n'è uno, per esempio. Salve! Con i nuoti si scolpiscono i muscoli si sperano le mosse. E con le mosse si fa male alle persone. Oh, ora c'è un'altra allenatrice prima che dovrei sfidare, che si trova qua. Che l'ho completamente saltata. Salve! Nella pesca come nelle sfide il rapporto tra i tipi è di importanza capitale. Sapete che c'è? Secondo me qui, prima di arrivare a Spikeville, c'è un altro bel po' da esplorare, eh? Non so perché, ma penso che sia così. Nell'acqua? Grande perla? Vabbè, ovviamente, nell'acqua. Qui abbiamo visto che era solo per ricongiungersi. Di qua cosa c'è invece? Wow, 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 wow. Una Pokéball. Ah, copertura. Sì, sì. Ma se io volessi andare su? Ah, però, qui c'è qualcos'altro. C'è una... Come mi ha visto da là? Va bene. Bene, direi che siamo pronti per approdare. Perfetto. Percorso 9. Pokémon che ci attendono. Ah, eccolo, ma nulla di che. No, non compaiono nell'overworld qui. Per quale ragione? Siamo alla periferia di Spikeville. Però qui incontriamo... Ok, lì è chiuso. Però qui ci sono altri allenatori. Questa è in doppio. E... Ah, quello che è un Pokémon che si evolve in Avalug. O Avalag. Vedi, uno se la canta, un'altra se la balla. Fanno il duetto perfetto. Beh, è stato facile contro loro due. Ok, per di qui no... Attenzione, c'è un Pokémon strano lì. Che però mi hanno bloccato. L'accesso a Spikeville è bloccato. Sono ore che aspetto qui davanti. Se non possiamo entrare, non possiamo nemmeno affrontare il capo palestra di tipo buio. Non capisco perché la saracinesca sia abbassata. E ora come faccio a conquistare la medaglia? Però ragazzi, io sto guardando un poster che è lì a fianco, che mi sembra di Mary. Potrebbe? Mary! Ehi, hey Link, vieni un attimo qui. Ma c'era un Pokémon. Eccolo. Cos'è? Cos'è? Ah, la pre di quello là. Come si chiama? C'è un nome strano. Quello che abbiamo incontrato in acqua. Clobopus. Clobopus. Interessante. Ah, per di qua si entra a Spikeville. Ah, Spikeville è la mia città, la conosco bene. Questo è un ingresso secondario. Ti porterà direttamente in città, ma... Siamo rivali. Se vuoi che ti faccia passare, dovrai battermi. Accetto la sfida. Da dove spuntano?
Anche tu sei uno sfidapalestre con molte vittorie alle spalle e ti stimo come rivale. Però la posta in palio è troppo alta e non posso permettermi di perdere. Va bene, Mary. Parte la sfida di Mary, allenatrice. Aia, aia, sono partito malissimo. Anch'io sono un'allenatrice più forte ora. Vediamo se saprei reggere il colpo. Però no. Ho tipo folletto che mi protegge. Aia, sbiga attacco, però fa comunque male. Sì, lo fa. Shottato, baby! Alla grande! Toxicroak. Non dovrebbe essere un problema, nonostante sia un Pokémon che ho usato moltissimo in competitivo e che regala grandi risultati. Ah no, però! Sono stato molto stupido. O meglio, nel senso, potevo andare di psicotaglio. Nel caso l'avessi retto, incantavoce sarebbe stato... Magibrillio sarebbe stato stupido, però... Insomma, alla fine è stato quel che è stato. Dunque, anche tipo lotta. Quindi tappo, mandiamo tappo, palla infuocata e via. Anche Scrafty, che non cambio Pokémon, rimango con tappo. Tanto, doppio calcio e via. Però è resistente, Certo, se poteva imparare breccia, però sarebbe stato molto meglio. Ho Bakaki che guarisce dalla confusione. Allora, usiamola. E lui va di sgranocchio, ottimo. Doppio calcio dovrebbe fargli molto male, visto che Bullo mi ha aumentato l'attacco. Guarda lì, che robina, che robina! Overdrive Strider? Cos'è? Oh, certo, a posto di nulla, perché scarica. Allora, a me piace un sacco avere in puntura. Però lui è un attaccante speciale. Vabbè, leviamo avere in puntura, dai. Mi dispiace, mi piange un po' il cuore, però devo farlo. Vuole mandare Morpico. Io avrei l'attacco boostatissimo. Non mi aspettavo di meno dal rivale. Riesci sempre a spingermi a superare i miei limiti. Sì. Dicevo, ho l'attacco boostatissimo, quindi anche con nitrocarica facciamo un grandissimo danno. Un enorme danno. Ah, brutto colpo. Non lo so. Potrebbe avermi dato una mano. E Mary è sconfitta. Ma che... I miei Pokémon non hanno manco fatto in tempo a riscaldarsi. Manco. Te la cavi bene, capisco perché mio Morpico sia interessato a te, ma io devo pensare agli abitanti di Spikeville. Otterrò tutte e 8 le medaglie per poterti sfidare ancora, e mi vendicherò nella Coppa Campione. Contaci. Ora veniamo a quello che ti ho promesso. Seguimi. Beh, Mary, lo vedo che la città è qui, eh. Beh, la città è quello che è, ragazzi. Beh, regna il buio. E non possiamo neanche aprire la saracinesca. Però prima di concludere l'episodio, vorrei controllare una cosa. Ah, qui c'è l'oggetto, vedi? Qui c'è il poster di Mary. Solo che non si vede bene da qui. Ecco, da qui già si vede un pochino meglio. Molto interessante. Mi chiedo lei chi sia in questa città. Tipo la sorella del capo palestra, perché lei ha detto che Morpico le è stato dato da suo fratello. Potrebbe anche non essere, come potrebbe essere il capo palestra, però.
Bene cugino, nel prossimo video esploreremo la città e ovviamente combatteremo anche contro il capo palestra. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!